Cambiamenti climatici e meteo estremo in Europa. Atene si dimostra una capitale innovativa perché nomina un plenipotenziario per la lotta contro le ondate di calore. Sentiamo Giacomo Segantini. Lungo le strade, tra asfalto, pneumatici e gas di scarico, l'afa è quasi visibile a occhio nudo, talmente forte da aver costretto più volte alla chiusura dell'acropoli nelle ore centrali del giorno, un colpo per una città che vive di turismo, che allora corre ai ripari. Da decenni si parla di come combattere i cambiamenti climatici, ora che le loro conseguenze sono tra noi, bisogna cominciare a parlare di caldo, dice Eleni Mirivili, incaricata del dossier dal sindaco di Atene. Un plenipotenziario, prima volta assoluta in una capitale europea, incaricato di disegnare una strategia per raffreddare la città. Sfida non di poco conto per una metropoli che risente di un effetto isola, l'aumento di temperatura che si ha spostandosi dalle zone rurali al centro fino a 10 gradi. E allora via alla valorizzazione e all'ampliamento degli spazi verdi, specialmente nelle aree più densamente costruite, e allo studio di nuovi materiali per le strade e gli edifici. Soluzioni vere per un problema che non può essere risolto con un semplice ombrello parasole. Il modello del mercato contadino diventa rete internazionale.